Giorgio Koslovic è un compositore attivo fin dagli anni 70. I suoi lavori sono stati, e lo sono ancora, utilizzati per docufilm, programmi, colonne sonore, sigle e jingles da emittenti radiotelevisive pubbliche e private. Alcune sue composizioni sono state trasmesse anche in USA e in Canada attraverso Rai International. Nel corso degli anni le sue composizioni sono state eseguite da solisti e da orchestre in Italia e anche in Inghilterra, come nel 2013 e nel 2014, dove i suoi brani sono stati eseguiti nella Regent Hall di Londra nel corso del London New Wind Festival. Scrive principalmente partiture per archi, ma anche, come per gli eventi londinesi, per ensemble di fiati. Giorgio Koslovic è anche giornalista professionista. Ha lavorato con la Rai, Il Sole 24 Ore, Il Gazzettino, Il Piccolo e Radio Telecoper Capodistria. Per quest'ultima emittente ha realizzato molte interviste, fra le quali quelle con Steve Hackett, Donovan e Franz Di Cioccio. Insieme all'amico musicista Giorgio Loiacono, triestino, che a metà degli anni 70 si è trasferito in Danimarca, dove tuttora risiede, hanno vissuto l'esperienza di vedere una data del primo tour italiano dei Genesis nel 1972. La loro testimonianza e con l'editing di Giuseppe Vergara è diventato il concerto dei Genesis, il brano che Franco Favento ci leggerà questa sera. Era il 72 e la notizia che i Genesis avrebbero suonato a Trieste arrivò come un fulmine a ciel sereno. Non erano ancora arrivati all'apice del successo, ma avevano già tre dischi alle spalle e Phil Collins, Steve Hackett si erano appena uniti a Peter Gabriel, Tony Banks e Mike Rutherford, dando alla band quella formazione che li avrebbe portati a scrivere capolavori come Foxtrot, Selling England by the Pound e The Lamb Lies Down on Broadway. Ma quello era il tour di Nursery Crime, che in patria, almeno inizialmente, era stato accolto con una certa freddezza, mentre all'estero andava decisamente meglio. Così il gruppo giocò la carta del tour italiano, e infatti fu un successo, nonostante i molti incidenti di percorso causati dalla sostanziale inesperienza italiana di quegli anni ad organizzare concerti rock in strutture adeguate. Trieste fu scelta come terza tappa del tour, e ad ospitare i Genesis fu scelto un locale piuttosto in voga in quel periodo, il Dancing Paradiso. A Trieste per anni il fatto che i Genesis avrebbero suonato al Paradiso era stato considerato un miscuglio di leggenda metropolitana e di bufala della vita lunga inventata da chissà chi. E invece l'8 aprile del 72 due Ford Transit con la band e tre tecnici raggiunse la Baleara triestina. Gli seguiva una Honda 650 con il promoter italiano alla guida e dietro Phil Collins che preferiva viaggiare in moto. Nessuno li aveva avvertiti, ma le porte del Paradiso erano chiuse per motivi di ordine pubblico. Chi parla di rissa il giorno precedente, chi di retata per spaccio, chi addirittura della scomparsa di una minorenne. Qualunque sia stato il motivo, la questura non ritenne opportuno tenere un concerto in quel posto e band e pubblico rimasero fuori. I Genesis si consolarono con una pizza consumata in un locale di paraggi e ripartirono. Ma se la band si consolò con una pizza, io e il mio amico Giorgio non ci consolammo per niente e decidemmo che li avremmo visti comunque da qualche altra parte. E infatti alla ripresa estiva del tour prendemmo un treno per Monselice, dove i Genesis avrebbero suonato il 18 agosto. Arrivati a Monselice arrivò la seconda grande delusione. Il concerto era stato cancellato, sembrava una maledizione. E come noi, tanti altri che non ne sapevano niente. In tempi in cui le informazioni non viaggiano alla velocità della luce, come oggi, trovarsi a bocca asciutta non era una cosa rara. Sembrava che qualche giorno prima, durante il concerto dei Van der Graaf Generator, ci fossero stati degli incidenti e nuovamente, per motivi di ordine pubblico, a farne le spese erano stati i Genesis e i loro fans. Comunque, a un certo punto, in mezzo alla confusione e alla delusione, arrivò la voce che il concerto era stato spostato a Feltre. Io e Giorgio non sapevamo nemmeno dove fosse, come ci si arrivasse e se ci sarebbero bastati i soldi. Soprattutto non avremmo potuto reggere una terza delusione. Nonostante tutte queste perplessità, la decisione non tardò ad arrivare. Andammo a Feltre. Era un rischio, ne eravamo consapevoli. Ma c'erano di mezzo i Genesis
e soprattutto il fatto che li avevamo sfiorati già due volte senza poter ascoltare la loro musica. Corremmo in stazione e dopo aver capito che tragitto fare, ci buttammo sul primo treno utile. Più ci avvicinavamo alla cittadina, più l'aria si faceva fresca e cresceva la nostra ansia di arrivare tardi o di aver corso per niente. Appena arrivati, scoprimmo subito che la voce era fondata e Genesis avrebbero suonato al campo sportivo. Cogli dall'entusiasmo ci mettiamo a correre finché non raggiungemmo il posto. Era un piccolo campo, con una rete che separava il pubblico sulle gradinate dal palco, che era così piccolo che tra strumenti, amplificatori e cavi alla band restava ben poco spazio. Sugli spalti invece lo spazio non mancava. Saremmo stati un centinaio o poco più. Molti avevano rinunciato o non si erano fidati di quella voce. E così la nostra caparbietà fu premiata. E io e Giorgio ci godemmo un concerto per pochi eletti, seguendo con interesse e passione la musica dei Genesis, anche se purtroppo la qualità sonora non fu delle migliori, ma la musica, quella sì che meritò i nostri sforzi. Pezzi lenti e melodici che si alternavano a brani veloci e ritmati, chitarre acustiche che si alternavano a quelle elettriche, in un susseguirsi di suoni ed emozioni indimenticabili. A un certo punto, Peter Gabriel, nel suo mantello nero, si avvicinò alla rete che separava il pubblico dalla band e con l'asta del microfono iniziò a colpirla violentemente più volte, come se volesse abbatterla, come se volesse eliminare quella barriera tra noi e i musicisti. E tra applausi e grida esplose l'entusiasmo del pubblico. Io, a dire il vero, non ricordo altro, ma il mio amico Giorgio, che ha più memoria di me, si ricorda che dopo il concerto avremmo voluto ringraziare i Genesis, ma non siamo riusciti a incontrarli di persona. E così abbiamo lasciato loro un messaggio, un semplice thank you, scritto su un pezzo di carta igienica. Non avevamo niente di meglio. Infilato sotto il tergicristallo del furgone. Chissà se l'hanno mai visto. Poi ci siamo allontanati un po' da Feltre, abbiamo montato le tende e ci siamo messi a dormire. Cullati dalla piacevole sensazione di aver assistito a qualcosa di unico, di essere stati tra i pochi fortunati ad aver visto quel concerto. Chiudemmo gli occhi con la certezza che, dopo tutto, ce l'eravamo meritati.